2023. Noi siamo già pronti. Fabio De Bartolomeo, presidente dell'ANCE, gli auguri che la sua associazione rivolge alla città e anche i propositi per il nuovo anno. Sì, diciamo che oggi sono anche in veste del responsabile del sistema edilizia, quindi non solo come presidente dell'ANCE, ma anche come sistema edilizia che comprende sia l'ANCE come organizzazione datoriale che le tre organizzazioni sindacali di categoria Filca, Fillea e Feneal della CISL e UIL. Un anno particolare che si sta completando, però mi permetto di lanciare questa speranza che però a Taranto è abbastanza consolidata oramai. È vero che abbiamo attraversato un periodo molto particolare di crisi, ma è anche vero che la città sta cambiando, finalmente questi finanziamenti stanno atterrando sul nostro territorio e i primi cantieri si iniziano a vedere, quindi la città inizia a cambiare. Avremo i prossimi 2-3 anni in cui la città verrà stravolta, ci saranno diversi disagi, ma bisogna essere al fianco delle amministrazioni che stanno percorrendo questa riqualificazione della nostra città, in particolar modo al Comune di Taranto e speriamo anche con la provincia, una serie di interventi che erano fermi, per poter vedere finalmente una nuova faccia della città e riprenderci un po' della nostra tradizione degli anni e rivedere la nostra città splendente e gioiosa come è giusto che sia.